Amici, cena in famiglia, quindi sovraccoscia di pollo alla cacciatora e puntarella alla romana. Abbiamo dissossato un paio di due o tre sovraccosce, rosmarino, capperi, aglio, olive, aceto buono, olio di oliva e poi aglio, acciughe e puntarelle e per il condimento delle puntarelle. Quindi ci tagliamo a bocconcini le sovraccosce. Allora, spicchio d'aglio, un paio di spicchi d'aglio, una leggera infarinata alle sovraccosce, poi padella calda, olio abbondante, aglio, facciamo insaporire l'olio, alziamo un po' di rosmarino, aglio, rosmarino, ok, aggiungiamo le sovraccosce. Possiamo rosolare bene tutta la carne, la distilliamo per benino. Mentre si rosola il tutto aggiungiamo un po' di capperetti, io non l'ho dissalati, a volte ci metto anche un'acciuga nella cacciatura, però c'ho il capperetto non dissalato, quindi la sapidità basta quella del cappero, quindi ci avremo aglio, rosmarino, capperi, vino, aceto e poi olive. Adesso ci mettiamo mezzo bicchiere di vino e mezzo bicchiere di aceto, poi abbassiamo e facciamo cucinare piano piano. Io invece del vino ho usato il franciacorta, stasera abbiamo il franciacorta aperto. A questo punto abbassiamo un po' il fuoco. Allora, è pollo, quindi lo lasciamo cucinare, no, bene, piano piano, adesso con tutti i suoi muri. Mettiamo le olive. Io uso delle olive denocciolate perché con una bambina piccola vorrei impazzita per le olive, quindi si insaporisce il tutto e facciamo cuocere a fuoco lento. Allora, nel mentre che il pollo si cucina piano piano, facciamo una cosa molto importante, quasi sacra proprio, cioè non il condimento per le puntarelle. Le puntarelle ce le abbiamo qui, lo spettacolo. Una va cavata piano piano oggi pomeriggio, abbiamo messo con acqua e ghiaccio e piano piano adesso diventano croccanti. Ci facciamo, abbiamo pulito e sanificato il tagliere perché avevamo tagliato il pollo, e ci facciamo il battuto dell'aglio. Noi mettiamo uno spicchietto d'aglio, questo poi è a piacimento, a chi piace di più su un quantitativo magari, ecco, di puntarelle, così possiamo anche mettere uno spicchio e mezzo. Qui abbiamo il pesto dell'aglio, ci facciamo un battuto, solo un battuto grossolane delle acciughe. Con le acciughe esageriamo, noi ci piace un po' più di acciuga la puntarella, non l'ho dissalata. Importante però, non andiamo a usare sale dentro, quindi il sale, diciamo, del condimento è l'acciuga stessa. Lasciamo macerare 4-5 minuti con l'aceto buono, quindi aglio e acciuga. Aggiungiamo l'olio e lasciamo cuocere un po' il condimento. Allora, il condimento per le puntarelle è spettacolare, è pronto, asciugate, il pollo è pronto, andiamo a condire le puntarelle. Mani sciacquatissime, ok, e le condiamo così, condiscono a casa. Lo spettacolo, la cena è pronta, sovraccosce di pollo alla cacciatora e puntarelle alla romana. Buon appetito e preparate il pane, mi raccomando. Che pezzo grande, papà, eh.